Ci vuole l'appuntamento annuale con il rapporto sulle crisi dimenticate, stilato da Medici Senza Frontiere, la più grande organizzazione umanitaria indipendente di soccorso medico, premio Nobel per la pace 1999, per ricordarci quanto scarso spazio i media riservino a drammi che coinvolgono centinaia di migliaia di persone. Ecco l'elenco sulle situazioni più drammatiche, non in ordine di importanza, e ricordando che ce ne sono molte altre. La crisi sanitaria nello Zimbabwe, la catastrofe umanitaria in Somalia, la situazione sanitaria in Myanmar, i civili nella morsa della guerra nel Congo orientale, la malnutrizione infantile, la situazione critica nella regione somala dell'Etiopia, i civili uccisi o in fuga nel Pakistan nord-occidentale, la violenza e la sofferenza in Sudan, i civili iracheni bisognosi di assistenza, gli effetti nei paesi poveri della diffusione della coinfezione AIDS tubercolosi. Quante di esse finiscono nella spirale del silenzio? Dal 2004 l'Osservatorio di Pavia cerca di dare una risposta a queste domande nell'annuale analisi dell'informazione italiana sulle crisi, scoprendo che ogni anno va di male in peggio, perché si lanciano emergenze e allarmi continui, ridicoli se confrontati per un attimo con quelli che esistono altrove. Eccone una piccola antologia. Un anno di fame, 110 notizie. Un inverno di influenza nel nostro paese, 121 notizie. Un mese di colera nello Zimbabwe, 12 notizie. Tre mesi di caldo, 81 notizie. Un anno di stermini in Sudan, 53 notizie. Un'estate di Briatore Gregoraci, 33 notizie. L'osservatorio si occupa solo dei TG Rai e dei TG Mediaset, ma, parafrasando De André, per quanto noi ci si senta assolti, siamo lo stesso coinvolti.